Beh, 15 siamo. L'inizio della fine. La fine di Odino. E dopo, un nuovo inizio per tutti quanti noi. Atreus. Lo so, sono solo impaziente di vedere tutti i regni che finalmente si oppongono a lui. Elfi, nani e lo stesso El. Sei molto sicuro che si uniranno? Perché devono. Dopo tutto ciò che hanno passato, devono farlo. Non credi? C'è qualcosa che vuoi fare a Midgard? Sai, no, finché possiamo. Freya e gli altri stanno ancora preparando l'attacco, perciò abbiamo tempo. Pare che le cose siano andate bene a Muspelheim. Direi... forse? Surtur non voleva che Sinmara fosse coinvolta. Anziché formare la bestia del Ragnarok con entrambi, abbiamo fatto in modo che lei restasse fuori. Beh, speriamo almeno che si presenti a Ragnarok per infilare la sua spada nel cuore di Asgard. E dove sarebbe, di preciso? Solo Surtur lo sa. È probabile che tutti gli eserciti siano radunati nei propri regni in attesa del Gjallarhorn. Anche se speravo che alcuni di loro fossero qui. Quando tutte le torri del regno si apriranno, ne vedremo delle belle. Odino non sa cosa l'aspetta. No. Odino si prepara da sempre. Nonostante Groal abbia ingannato, ha saputo la verità nei panni di Tyr. Non va sottovalutato. Discorso emozionante, fratello. Motivante. Wow. Le Valchirie sono diverse. Bentornati. Il Disvini mi ha detto del vostro successo, per cui abbiamo rivisto i piani. Beh, che Ragnarok sarebbe senza il Ragnarok? Chi ha accettato di unirsi? Vedo le Valchirie. Molto di più. Sono rinate, corporee incontaminate, grazie all'aiuto di non poca magia Vanir. Ora sono Skjaldmaer, fanciulle dello scudo. Bene. E tuo fratello? È qui. Gli Elfi hanno dichiarato una tregua per affrontare Asgard. Avremo un vantaggio aereo. E con l'esercito di El come avanguardia... E che ci dici di Sindri? I nani combatteranno? Non l'abbiamo sentito. Ma c'è tempo. E credo che abbiamo tutto il necessario per fare strada alla bestia Ragnarok. Bene, se me lo dici così, perché devo preoccuparmi? Sigrun! È bello vederti così... viva. Oh, sì, non ero in me l'ultima volta. Sono felice che stai bene. Mia regina, le Skjaldmaer verranno suddivise tra gli eserciti in entrata da Alfheim e Laim e da qui, Midgard. Siamo pronte. Kratos, Atreus, Mimir, vi prego di scusarmi. Oh, allora buonanotte. Freya, hai stabilito il percorso di uscita da Asgard? Se le torri sono l'ingresso, contiamo che fungano anche da uscita. E se non lo sono? Sappiamo a cosa andiamo incontro. Al piano manca solo una cosa. Il comandante. L'onore è tutto tuo. Hai il giusto diritto e il rispetto delle tue truppe. E hai anche già affrontato questo nemico. Ho costretto le sue truppe di invasori a uno stallo. Ora gli invasori siamo noi. È un assedio al suo territorio. Sul campo voglio il nostro generale di guerra più esperto. Onori, profezie e campioni non mi interessano. A me interessa vincere con voi. Freya. So quello che chiedo. Tu dormici sopra. Ci siamo. Kratos, la tua tenda è a destra. E Atreus, la tua è a sinistra. La mia. Un giovane guerriero merita i suoi spazi, non credi?
Sì. Wow. Grazie. Ora dormici sopra. Domattina mi farai sapere ciò che hai deciso. Ildi, unisciti a noi. Siediti. Di che parlate? Stavo raccontando loro di quando ti ho chiesto di fare la damigella in pericolo. Ok, poi, quando li ha distratti, sono sbucato in modo eroico. E insieme li abbiamo eliminati tutti. Ce ne saranno stati un centinaio, non saprei, forse di più. Smettila di vantarti. Ti dà veramente fastidio che alcune delle mie idee funzionino? No, ma... ti invidio. In che regno? Non trattarmi con sufficienza. Ho calcolato ogni rischio che abbia mai corso, mitigato tutto ciò che poteva andare storto. Eppure va tutto in frantumi. Tu ti lanci in qualsiasi situazione, nei pericoli. In qualche modo te la cavi sempre. Finisce sempre col tuo sorriso ebete stampato sulla faccia. Il mio viaggio ad Asgard non è andato poi così bene. Sì, alcune lezioni si imparano con la pianificazione, altre con l'adattamento. È per questo che eravate una grande coppia. Forse per via del nostro pessimo vecchio. Ragazzo, Njord non sarà stato un grande padre, ma è il motivo per cui siamo rimasti una famiglia. Già. Buffo, tu sei duro con lui, Freyr, ma da lui hai ereditato l'impulso di fuggire, specie nei momenti importanti. Non è vero, ai tempi me ne andai per un giusto motivo. Diglielo. Oh, quanto mi è mancato. Atto in modo eroico, e insieme li abbiamo eliminati tutti. Ce ne saranno stati un centinaio, lo saprei, forse di più. Smettila di vantarti. Ti dà veramente fastidio che alcune delle mie idee... Scusami. Posso parlare un momento con Mimir? Non so cosa l'indomani porterà, ma... se questa sarà la nostra ultima notte... vorrei provare sentimenti diversi dall'odio. Ti va di raccontarmi una storia buffa? Non c'è cosa che ami di più, tranne forse ballare, anche se ho dimenticato i passi. Scusa, cara, ma io non racconto storie buffe. Tu racconti solo storie buffe, Mimir. Non potrei mai contraddirti. Posso dormire qui stanotte? Cerca di placare la mente. Non ci riesco.
se mi addormento, prometti che la finirai domani? Certo. Ora chiudi gli occhi. C'era un uomo anziano che tagliava la legna per il suo villaggio. Ogni sera l'uomo si caricava la legna sulle spalle e la distribuiva agli abitanti. Ma la legna era pesante e lui diventava sempre più debole. Così un giorno gettò a terra la legna perché non ne sopportava più il peso. E poi implorò che la morte arrivasse presto. E quando la morte arrivò, lui era l'unica che capiva le mie battute sofisticate. Gran donna lei! A parte per i suoi gusti in fatto di uomini, ovviamente. Era una persona speciale che voleva proteggere la gente. È stata qui. Sapeva dove saremmo andati. È come se fosse stata sempre con noi, a proteggerci. A guidarci verso casa. La mia richiesta ti turba? La morte è una parte naturale della vita, amore mio. Vorrei solo essere pronta quando verrà il mio momento. Sono cose che noi mortali dobbiamo fare. Sono felice che tu ti prepari per me. Non parli? Non ho nulla da dire. Beh, di qualcosa. Mi piace tanto la tua voce. Una pira funebre. Avrei fatto diversamente. Ossia? Da noi, i nostri cari li seppelliamo. Mi avresti sepolta sottoterra per l'eternità. Ti avrei avuta accanto a me. Toccante. Chissà che sollievo stare con il mio corpo putrefatto.
Hai già tentato di farti carico della tua sorte, no? Quello fu diverso. Nelle circostanze, sì, ma non nello scopo. Ti prepari per un futuro lontano. Abbiamo tanto tempo a disposizione. Vorrei migliorare il futuro, che esisterà senza di me, quando verrà il momento. Per te e per nostro figlio. Cammineremo sempre fianco a fianco. Tu sarai sempre parte di me. E io sarò sempre parte di te. E quando non ci sarai più, quella parte di me morirà. Fai restare senza di te. No. L'epilogo dell'amore è il dolore. Eppure noi amiamo, nonostante l'inevitabile. E apriamo il nostro cuore adesso. Quando la pira sarà esausta e avrai raccolto le mie ceneri, spargile dal picco più alto di tutti i regni. Tu farai questo per me. Il dolore è profondo per chi ha amato davvero. Apri il tuo cuore al mondo come l'hai aperto a me e troverai tante ragioni per continuare a viverci. Che succede? È ora. Ci vediamo fuori, padre. Signore. Speravamo di poter combattere di nuovo con te, mia regina. Anch'io. Non come regina, ma come sorella. Sei pronto? Sì. Sarò il vostro generale. Sarà un vero onore combattere al tuo fianco, generale. Sì, fratello. E io sarò al tuo fianco. Allora, qual è il tuo ordine? Al tempio.
pensi che sia saggio partire senza rifornimenti? Potrebbe essere la tua ultima occasione. Scusa, è un po' tetro. Generale. Signore. Generale. Generale. Signore. Ehi, amico. Generale. Sono venuto in queste terre per sfuggire al mio passato, iniziare una nuova vita. Non mi posso più nascondere. Io non voglio questa guerra. Abbiamo sofferto troppo. La profezia non ci ha condotti qui. Né vincerà questa battaglia. Le guerre le vincono coloro che sono disposti a sacrificare tutto quanto. E se questo sarà il prezzo della vendetta, così sia. Odino ci ha defraudato di ogni cosa. I regni hanno già sofferto troppo. Costi quel che costi. Tutto questo finirà oggi. Se ce ne andremo in un lampo di gloria e Odino brucerà con noi, allora io ci sto. E con un bel sorriso stampato sulla faccia. Per Brock. Tenetevi pronti. Di Muspelheim è crollata. E se Odino attacca anche Niflheim? Cercano di bloccare Ragnarok. Dobbiamo fermare quelle macchine belliche. Di certo non un bel inizio. Un momento. Non abbiamo tempo. Lo so. Solo un momento.
Ingrid! Allora? Diamoci da fare. Voi tre, seguitelo. Atreus. Freya, con me. Copriteci i fianchi. Alle macchine belliche!